Sono 8 le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali il Partito Radicale sta raccogliendo firme in regione. Lucio Bondì. I volti di Marco Pannella ed Enzo Tortora per dire che questa giustizia può colpire chiunque. Il tema della giustizia giusta è di nuovo al centro dell'iniziativa del Partito Radicale Transnazionale, che sta raccogliendo le firme per 8 proposte di legge di iniziativa popolare. Amnistia e indulto più facili, riforma del codice antimafia limitata, no agli incarichi in uffici pubblici e ministeri per i magistrati, contro lo scioglimento dei comuni per mafia, l'ergastolo ostativo, il carcere duro per i mafiosi, il cosiddetto 41 bis. Queste leggi sono state fatte in un periodo di emergenza. Oggi, dopo 20 anni, bisogna ritornare alle elementari regole dello Stato di diritto, in cui l'imputato deve essere imputato di reati, di delitti e non di semplici sospetti. Tra le proposte anche il maggioritario uninominale per eleggere il Parlamento e la privatizzazione della RAI. Questa volta, se si raggiungeranno le 50.000 sottoscrizioni, spiegano i militanti, non finiranno in un cassetto. Il Senato della Repubblica ha approvato un regolamento che prevede che questa volta le proposte di legge che saranno presentate saranno discusse e votate entro tempi certi. Alla Camera il Presidente Fico ha dichiarato che i progetti di legge di iniziativa popolare, quindi dei cittadini, saranno discussi. In regione, gazebo a Trieste sabato mattina, si può firmare anche in comune, orari su radicalifvg.org.